Nello scorso video, ragazzi, il nostro carissimo Samuel si è introdotto raccontando quella che è stata e che è tuttora la sua carriera calcistica. Tra l'altro, rivelandoci clamorosamente che essere il pallone d'oro di YouTube Italia non fa scopare di più. Peccato ragazzi, non siamo qui per questo. Io sono Gabriele Gentili, detto Gnabri, come potete notare dalla splendida voce, e insieme a Samuel vi accompagneremo in questa serie sulle sue partite nei dilettanti per cercare di capire meglio come funziona nella vita reale il calcio a questi livelli dilettantistici, ma soprattutto a raccontare questa esperienza. Ma prima di incominciare con la partita andiamo subito a conoscere meglio i suoi compagni di squadra del Monte San Pietro Calcio. Allora ragazzi, siamo qua col bomber Luca. Ragazzi, adesso siamo qui col Cap. Ciao ragazzi. Allora, capitano, com'è? Oggi è tosta, ragazzi. Che periodo è per noi? Per noi, secondo me, è un periodo un po' di flessione. Non stiamo facendo benissimo, quindi c'è anche voglia di riscatto. Te lo sarei mai aspettato, e a inizio campionato, di essere a questo punto? Lo speravo, ma no. L'importante adesso è chiudere bene le ultime partite che ci mancano, perché sennò non abbiamo fatto niente. Oggi bisogna fare bene. Oggi bisogna solo far bene. Bisogna solo far bene. Sei d'accordo, sì. Luca? D'accordo. Sì, sei d'accordo col capo? Lui deve fare bene. Lui deve fare bene. Devo fare bene. Okay. Però è importante che giochiamo però bene. Però tutti dobbiamo fare bene, ok? Perché bisogna sempre anche impegnarci. Anche te, Sam, anche domenica scorsa non mi sei piaciuto. Come? Non è vero, non è vero. Dovevi fare gol. Dovevo fare gol, lo so. No, però il gol che mi hanno annullato era gol. Non era gol. Non l'abbiamo dai, era gol. Allora, testa la partita. Assolutamente, dai. Ciao ragazzi. Ok ragazzi, siamo qui con l'altro bomber della nostra squadra. Lui è Angelo Ricciardo. Quanti gol vanti in campionato? Adesso siamo a 11 però. Adesso siamo 11, No, davanti stiamo facendo bene. Speriamo di non subire il gol come le ultime due. È vero, perché domenica scorsa, ragazzi, siamo riusciti a pareggiarla dopo che eravamo in vantaggio di 2. Rimaniamo concentrati, ragazzi. Questa è una delle partite decisive, chiavi di questo campionato. Quindi dobbiamo fare bene. Allora, siamo qua con il nostro DS. Ci avreste mai scommesso che a 7 giornate dalla fine eravamo in questa posizione di classifica? No, perché tutti ci davano un terzo o quarto posto. Noi avevamo fatto una squadra che secondo noi poteva far bene, però a questo punto no. Ok, torniamo alla partita di oggi. Come la vedi? Una partita dura, due squadre che giocano a calcio. Il risultato può essere 1x2. 1x2, ok, va bene, la chiudiamo così. Grazie mille, DS. Grazie a te. Allora ragazzi, siamo qui con Luca Gogliormella, classe 2000, ragazzi, vanta 14 gol fino adesso in campionato. È il nostro bomber della squadra. Allora Luca, che cos'è che ti sta portando a far così bene quest'anno? Sicuramente il momento di forma. Sì. Ma soprattutto la squadra che mi aiuta a fare i gol. Questo sicuro. Beh, perché se non ci sono io a fare i tuoi assist. Secondo te oggi farai gol, non farai gol? Quando non lo farai? Dico, però lo spero. Allora testa alla partita di oggi. Let's go. È tutto pronto, qui al campo Felsina per la gara valevole per il campionato di prima categoria fra MSP Calcio e Ponte Vecchio. Ecco le squadre pronte sul campo ad iniziare questa super partita. L'arbitro ha il fischietto in bocca ed inizia la partita. Ecco qua le riprese con il drone spettacolari che ci accompagneranno in questa partita. Intanto calcio di punizione da parte di Samuel che la crossa in mezzo. Nessuno riesce a prenderla, respinta al difensore, ma la palla torna a Samuel, combatte con l'avversario ma commette fallo. Fallo di Samuel e palla per il Ponte Vecchio. Intanto riprendo con la rimessa laterale. Passaggio al limite per Samuel, la crossa in mezzo. Murato il difensore e fallo dell'attaccante. Ecco qua, Samuel ancora il pallone, può far andare il suo compagno, la crossa, ma pallone troppo in avanti. Samuel la crossa in mezzo, prova, ma ancora nessuno riesce a prenderla. Troppo avanti i suoi passaggi, ma troppo lenti i suoi compagni. Allora si va avanti con Samuel ancora in mezzo che subisce fallo. Punizione per l'MSP. Ma Samuel la crossa sul lato destro, la prende, la fascia ancora è buona. Può provare a crossarla in mezzo, ma respinta e la stoppa il portiere. Ancora calcio di punizione, ma niente. Riparte dal rinvio il portiere dell'MSP. Colpisce di testa il Ponte Vecchio, ma ancora l'MSP. Colpo di tacco, attenzione, può andare sulla fascia. Può andare, c'è il fallo. Ecco qua la punizione murata. Niente di speciale. Allora si riparte dalla rimessa. Prende palla Samuel, viene stoppato, attenzione, può partire, ma riprende palla dell'MSP. C'è Samuel, ha il pallone, può provare un cross,
va avanti, prende ancora palla, sempre l'MSP, può crossarla da destra, ma la stoppa il portiere. Ancora Samuel, battitore ufficiale delle punizioni, la cross in mezzo, colpo di testa, attenzione ancora, incredibile, parata del portiere. Invece qua c'è il Ponte Vecchio e prova a crossarla in mezzo, ma il portiere dell'MSP non si fa fregare. E allora dalla fascia, attenzione, il numero 8 dell'MSP può crossarla in mezzo, c'è il tiro Spilenco e c'è il gol, e c'è il gol dell'MSP con Matteo Tana, sblocca questa partita e porta avanti l'MSP Calcio verso la vittoria. Qui da vedere il replay, un cross smorzato ma che diventa un assist pazzesco per Matteo Tana. E allora si riprende con l'1-0. Va avanti il Ponte Vecchio con il cross sulla fascia destra, prova a crossarla in mezzo, attenzione, la palla rimane lì, viene smorzata, via. Ma c'è ancora il Ponte Vecchio che non molla, prova a crossarla in mezzo, si trova in aria, ma c'è il fallo dell'attaccante, azione pericolosa qui. Ponte Vecchio sta continuando dopo il gol subito, non vuole mollare, e allora avanti il numero 11, viene stoppato, reclama un calcio di rigore, ma niente, contatto lieve. E allora il Ponte Vecchio che vuole assolutamente trovare il gol del pareggio, prova ancora in mezzo, esce sempre presente il portiere dell'MSP. Qui c'è la punizione per l'MSP, murata, brutta sulla barriera. Poteva fare meglio il numero 11, però riparte la rimessa laterale. Ancora in mezzo, attenzione, prova la rovesciata, ma va a finire fuori campo. E allora continuano ad attaccare. Con il numero 11 il Ponte Vecchio si fa pericoloso, prova il cross che diventa un tiro! Mamma mia, poteva essere un gol pazzesco. Palla per il Ponte Vecchio, prova di testa, la allunga, 2 contro 1, può crossarla, ma c'è sempre il portiere che esce e qui subisce anche fallo. Allora si riparte dal fondo, cross sulla fascia destra, duplice fischio e finisce il primo tempo. Ponte Vecchio 0, MSP 1. È finito il primo tempo, 1-0 per la squadra di Samuel, MSP contro Ponte Vecchio, li sta vedendo abbastanza bene, anche se hanno fatto qualche errore in fase difensiva, ma sono stati fortunati e stanno ancora 1-0. Dai raga, vogliamo il gol di Samuel, facci un gol e vogliamo la vittoria, forza MSP. Ed eccoci qua con il secondo tempo, si riparte, ricordiamo che l'MSP sta vincendo contro il Ponte Vecchio. Calcio d'angolo, no, no, attenzione. Rimessa laterale e qui i giocatori giustamente si lamentano. Allora va sulla fascia sinistra l'MSP, attenzione, può tirare al volo! Prova una mezza rovesciata che però va fuori. Ponte Vecchio vuole spingere, va avanti, prova sulla fascia destra, vediamo se andrà al cross. Eccolo qua, cross di Mancino in mezzo e la palla va fuori. Ancora avanti il Ponte Vecchio, sempre cross in mezzo, attenzione, subisce fallo il difensore ma si va avanti. Ancora prova il dribbling, è entrato in aria, attacco, cross in mezzo, è da solo, può provare il tiro, ancora fuori, clamoroso. E qui invece sulla fascia sinistra l'MSP può provare il cross in mezzo, la prende, tacco, la palla rimane lì sulla linea, salva il difensore ma c'è fallo sul portiere. Allora continua avanti il trequartista e c'è calcio di punizione dal limite, può provare il tiro, fuori. Ecco qua sulla fascia destra il numero 7, la crossa in mezzo, c'è Samuel ma viene bloccato di poco, però si va avanti, fascia sinistra, prende il pallone, la passa Samuel sul limite, la crossa, attenzione l'11, il tiro e il gol, ma c'è fuori gioco, vicinissimo al 2-0 l'MSP. Qua ancora Samuel, prova il cross, troppo lungo, nessuno ci arriva, per poco. Sempre la fascia destra, il numero 8, velocissimo, prova il passaggio in mezzo, va l'11, se lo dribbla, prova il tiro, debole centrale, para il portiere. Samuel scatta avanti e qua subisce un brutto fallo. E allora, calcio di punizione sul lato sinistro per l'MSP, batterà Samuel. Prova il cross in mezzo, murato dal difensore. Però ancora palla l'MSP, la lancia avanti, c'è Samuel lì sulla fascia, vediamo se avrà il pallone. Invece prova un tiro sbilenco il 10, calcio d'angolo. Eccolo qua, prova il difensore, la butta via, ma il pallone è ancora in mezzo, pericoloso. E c'è la palla, attenzione, può partire un contropiede clamoroso.
2 contro 2, va avanti la fascia sinistra dell'MSP, va velocissimo alla Usain Bolt, può andare in mezzo, attenzione, prova il passaggio, c'è il portiere ma c'è Samuel dal limite, miracolo del difensore, salva un gol clamoroso. E qui ragazzi commentate se è un gol sbagliato clamoroso da parte di Samuel oppure un salvataggio miracoloso del difensore. Sulla fascia destra ancora il Ponte Vecchio, c'è la palla e il portiere in due tempi, continua ad attaccare ma qui sbagliano il passaggio e allora può andare avanti il numero 11 dell'MSP, attenzione, è libero la fascia sinistra, può andare uno contro il portiere, il tiro fuori, ma qui attenzione c'è uno scontro col portiere, la palla non era ancora uscita nel momento dello scontro, qua probabilmente era calcio di rigore ma non viene assegnato e c'è palla dal fondo per il Ponte Vecchio. Qua calcio d'angolo, siamo agli ultimi minuti di recupero, si cerca di perdere tempo. Va Samuel, subisce un fallo. Eccolo qua Samuel che si rialza. Calcio di punizione, dai lì. Samuel cerca di perdere tempo. Calcio d'angolo. Eh no, l'arbitro vede male e non viene assegnato. Infatti Samuel si arrabbia molto. Ultimi secondi della partita qua. Il Ponte Vecchio può provare a suonare la carica per cercare l'ultimo gol. Siamo all'ultimo minuto della partita. Va Samuel, ha il pallone. La crossa, ma c'è il difensore del Ponte Vecchio in anticipo, che però, attenzione, perde il pallone, può andare il numero 11, subisce fallo. E allora parte con il calcio di punizione, l'ultimo della partita. E finisce qui. Vince l'MSP Calcio 1-0 contro il Ponte Vecchio. Ecco qua i gesti di fair play fra le squadre. E qui, eccoli i ragazzi che esultano per la vittoria della partita. Samuel va da un signore che gli dà indicazioni su come giocare a calcio, ma lui è il pallone d'oro di YouTube Italia, quindi lo saprà sicuramente. Pressione a caldo. Ah, bella partita ragazzi. Grandissima vittoria, era quello che ci serviva. Dai, forza MSP. Let's go! Sei arrivato al gol, eh? E quindi ecco qua l'MSP Calcio, primo in classifica a più 4 dalla seconda. Mi raccomando ragazzi, mettete un bel like e iscrivetevi al canale se volete il continuo di questa serie per vedere come finirà questo campionato di prima categoria. Bene, ci vediamo alla prossima partita.